La sabbia è la forma tangibile del tempo. Ci ricorda che il tempo logora ogni cosa, trasformando perfino le pietre e le montagne in polvere leggera, trasportata dal vento. Ma l'uomo non si è mai arreso di fronte all'inesorabile. Ha sempre affrontato le sfide della natura usando inventiva e creatività per trasformare limiti in possibilità. E così, dalla sabbia l'uomo è riuscito a creare un miracolo, il miracolo del vetro, affinando nel corso dei secoli tecniche e stili, fino ad arrivare all'arte veneziana del vetro soffiato, un'arte che dal 1295 Barovier&Toso trasmette con cura e dedizione alle future generazioni. Quasi nulla è cambiato in così tanti secoli. Lungo questa calle stretta ogni giorno passano ancora i garzoni trasportando le materie prime che nelle abili mani dei maestri della fornace diventeranno sublimi opere d'arte. Entrare nella fornace di Barovier&Toso è come usare una macchina del tempo. Tutto qui ricorda il lavoro di una bottega del Rinascimento. Ogni maestro ha la sua piazza e con l'aiuto dei serventi plasma la materia appena estratta dai grandi forni della fondita, con una precisione impressionante, frutto di una sapienza secolare. Ma non si tratta di un lavoro meccanico. La sensibilità del maestro è un elemento imprescindibile per dare ad ogni pezzo una scintilla di vita. Tra tutte le attività artigianali, il vetro soffiato è forse la più strabiliante. Se molto spesso è il valore della materia prima a definire quanto un oggetto sia prezioso, qui è solo il lavoro dell'uomo, che come un alchimista ammaestra i quattro elementi della natura: acqua, aria, fuoco e terra. Non dall'oro, non dal marmo, ma dalla sabbia nascono i capolavori di Barovier&Toso. Sabbia sapientemente mescolata ad altri ingredienti segreti, gelosamente custoditi. Una volta terminata la fase a caldo, ogni pezzo deve essere affinato a freddo, da mani altrettanto sapienti, e poi verificato con precisione maniacale, un lusso raro nei cicli produttivi contemporanei, dove la qualità viene generalmente controllata solo su dei campioni. Questa è la siea, un elemento di raccordo tra il braccio e la tazzina. La siea ha un colore distinto rispetto al braccio e ciò implica fondite diverse e una lavorazione più lunga. Il rostrato è un altro codice distintivo legato all'universo dell'azienda, che fa la sua comparsa negli anni 30 grazie alla creatività di Ercole Barovier. E richiede una lavorazione estremamente complessa e una maestria decisamente fuori dal comune. L'ultima fondamentale fase prima dell'imballaggio è affidata al montatore, che ha l'enorme responsabilità di stabilire la posizione esatta di ogni elemento per non intaccare l'equilibrio d'insieme. Ora tutto è pronto per essere imballato e spedito in più di 80 paesi. Una storia che, come secoli fa, parte da Murano e raggiunge il mondo intero.